Pocos segundos aparte. Eh? Continuaremos Ahí. oponiéndonos firmemente a todos los intentos de negar o borrar nuestras raíces culturales, comenzando por nuestras raíces cristianas. Nos opondremos de la misma manera a aquellos de que quieren cuestionar la familia como pilar de nuestra sociedad, a aquellos que quieren introducir la teoría de género en los colegios. a quelli che vogliono promu promuovere pratiche inumane come la gestazione subrogata. È curioso, Fornero, che eh, per Giorgia Meloni, che ora è al governo del paese, il tema centrale sia la famiglia, la procreazione, la procreazione assistita, il tema, del, eh, il tema del, ge del gender. Da quando Meloni è andata al governo con i suoi fratelli d'Italia, secondo lei è cambiata? Beh, cambiata nel senso che non usa più i toni da campagna elettorale di destra estrema. Francamente, ricordiamo tutti delle espressioni eh, molto inappropriate. Da parte di Giorgia Meloni, <coughs> ma anche dei video dei video che erano violenti nelle parole, e che quindi istigavano le persone. Ecco, questo è un atteggiamento purtroppo che la classe politica ha. E se le persone non hanno difese forti al loro interno finiscono per crederci, finiscono per credere non solo alle illusioni dei populisti, ma anche alle accuse di quelli che indicano sempre altri come responsabili dei nostri guai, e quindi gli immigrati per esempio. E i toni di Giorgia Meloni che invocava l'esercito eh, contro l'immigrazione, ce li ricordiamo tutti. Si è accorta poi, frequentando il mondo come Presidente del Consiglio, che eh, beh, ci vuole un tono diverso istituzionale. Però qualche volta emerge quella Giorgia Meloni della campagna elettorale. Io francamente credo che questa sia la sua... Uh, non so se dire cultura mi sembrerebbe un termine eccessivo, ma comunque questa caratterizzazione della destra, che è una destra non inclusiva, che è una destra che tende a separare le persone, a distinguere quelli che sono migliori da quelli che invece sono peggiori, magari perché hanno una pelle di colore diverso, una eh, religione di colore diverso, una famiglia che è formata diversamente, peraltro anche la sua è una famiglia diversa, potremmo dire, e quindi c'è ehm, questo incisivo tratteggiare la diversità e la supremazia e questo francamente io credo che sia molto pericoloso ed è su questo che noi dovremmo fare molta leva soprattutto nei confronti di nuovo dei ragazzi per dire che noi invece vogliamo una società inclusiva una società che dialoga una società che non usa né la violenza verbale né tantomeno quella fisica Cioè Mancoli, dice